Sono vestito rosso safiro e mi trovo in Piazzetta Plebiscito non a caso. Stiamo presentando con Letizia Bravi e Andrea Albasi il festival Satire di Storie. È la prima edizione, si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 in diverse location. Un festival che fa satira, parla di satira, porterà la comicità pungente in mezzo alla gente in due momenti itineranti in centro storico in quattro tappe, e il sabato sera si finirà con una grande festa al Baciccia ricca di contenuti. Perché Satire di Storie Festival? Perché sentivo l'esigenza di un festival della satira, nel senso che facendo delle ricerche mi ero accorta che in Italia, fino a quando appunto ho fatto la domanda per giovani progetti, grazie al quale poi tutto è nato, non esisteva un festival della satira. Dante non aveva l'iPhone, è nato appunto dalla sinergia che si è creato con i ragazzi del FAI. Con la mia compagnia con cui facciamo spettacoli comici che si chiama Satire di Storie, avevamo questo spettacolo che consisteva in una serie di canti satirici che riprendevano i canti della Divina Commedia di Dante con la forma dantesca, però la forma rimane quella, quindi in decasillabi con rime con terzina incatenata, ma i contenuti, diciamo, i personaggi, le situazioni sono contemporanee. Quindi nel girone dei lussuriosi, vabbè, troviamo Silvio Berlusconi, nel girone dei golosi i cuochi di Masterchef, nel girone degli iracondi Grillo e Sgarbi e poi insomma altri che non svelerò qui. Qualche nome in scena, diciamo, se così si può dire, ci sarai tu, ci sarà un musicista, ci sarà, insomma, c'è il tuo trio, no? Sì, siamo un trio, appunto io e l'attore Marco Di Giorgio che ha anche scritto i canti, la musicista arpista Dora Scapola Tempore, e coi ragazzi del FAI, appunto poi Andrea spiegherà, abbiamo pensato a diversi luoghi che fossero legati tematicamente al girone in cui siamo. Il gruppo FAI Giovani, che oggi qui con voi rappresento, ha promosso la costituzione di un comitato scientifico, un piccolo comitato che ha reso possibile di avere un festival itinerante di satira interattivo, non solo, come è stato detto, con le persone di Piacenza, ma anche con la piacentinità in senso stretto, con quella che è la storia, come dicevi tu, le tradizioni, l'aneddotica stessa della città. Il tessuto urbano viene rivisto come se fosse un teatro, una sorta di piattaforma teatrale che può essere girata in varie tappe e che può ospitare, grazie al potere evocativo di quelli che sono alcuni luoghi particolarmente importanti a livello di significato, di storia e di tradizione, e che quindi riescono a fare da contraltare a tutto quello che è la Piacenza non valorizzata. Tra l'altro, a proposito di cose, eventi itineranti, vi ospiterete a vicenda con i ragazzi del collettivo Praxis di Associazione Rivularia, che stanno facendo tanto parlare di sé con queste loro architetture erranti. Abbiamo deciso di collaborare perché il loro dispositivo diventerà un dispositivo scenico per la tappa di Piazzetta Plebiscito, quindi in quei giorni il loro, diciamo, sarà una sorta di piccolo palcoscenico che loro ci mettono a disposizione, quindi collaboriamo anche con loro e siamo contenti di questo, ecco, che si creino queste sinergie. Satiri di Storie Festival, piccolo festival della satira, a Piacenza il 9 e il 10 giugno.